Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Seconda parte della trasmissione che vi ricorda ancora come nella prima parte la conferenza di domani sera, 24 settembre 1999, alle ore 20:30, alla biblioteca di Crespano del Grappa. La conferenza ricordiamo i nostri antichi padri pagani, a cura del professor Silvano Lorenzoni, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei. È una conferenza storica, non è una conferenza religiosa. La conferenza religiosa la organizzeremo a fine ottobre qui a Radio Gamma. E con mezzi, con larghezza di mezzi anche stavolta, cioè nel senso che faremo parecchia pubblicità. Bene, detto questo, meglio che partiamo subito con la trasmissione. Trasmissione di questa sera, sapete, abbiamo cominciato a leggere l'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. Perché questo? Perché è necessario chiamare quei Vangeli, i Vangeli dei cattolici storici, col loro vero nome, cioè per la loro finalità che hanno. E la finalità che hanno è la distruzione del divenire umano, la sottomissione. E il gioco della sottomissione che iniziò con questi tipi di evangelisti, i quali giocando su una serie di cose, tipo Bibbia antica, qualcuna cosetta su Bibbia antica, qualcosetta sui ricordi di un personaggio già esistito, qualcosetta sulla loro necessità di costruire una setta all'interno del sistema sociale e distruggere quel sistema sociale per avere la loro fetta di persone, eccetera, distrussero il divenire dell'umanità. Questi Vangeli rappresentano la perversione assoluta. E il problema è che vengono venduti, vengono spacciati come un modo di salvezza, una rivelazione o qualcosa di simile. Bene, a noi non ci interessa né il modo storico con cui vennero scelti, né il modo storico con cui vennero fatti, ma come pagani e apprendisti stregoni ci interessano i principi, ci interessa la magia di questi Vangeli, cioè ci interessa svelare la magia nera della sottomissione. E oggi tratteremo un pezzo molto importante. In Giovanni tratteremo il pane del cielo e il significato del pane del cielo. Questo pezzo è stato nascosto, non viene mai sviluppato, però è stato scoperto la sua importanza attraverso alcuni esoteristi più o meno medievali, insomma del tardo medioevo, che capirono esattamente qual era il significato del pezzo. Solo che questi esoteristi non riuscirono ad andare oltre. Noi invece questa sera andremo oltre. E prima leggeremo il pane del cielo e poi leggeremo il significato del pane del cielo. Allora, ricordo sempre che io prendo dalla Bibbia delle Paoline il Vangelo di Giovanni, no? Il giorno dopo, la gente rimasta di là dal mare osservò che non c'era che una barca e Gesù non era entrato in casa con i suoi discepoli, ma che i discepoli soli erano partiti. Giunsero intanto altre barche da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato quel pane, dopo che il Signore ebbe reso le grazie. La gente, adunque, visto che lì non c'era più né Gesù né i suoi discepoli, salì anch'essa nelle barche e andò a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatelo di là del mare e gli domandarono: Maestro, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità vi dico, voi cercate me non per i miracoli che avete veduto, ma perché avete mangiato di quei pani e ve ne siete saziati. Cercate di procurarvi non il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà, perché è lui che il Padre Dio ha segnato con il suo sigillo. Gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Gli domandarono: che miracolo fai tu affinché lo vediamo e crediamo in te? Che opera fai? I nostri padri mangiarono la manna del deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare pane venuto dal cielo. Gesù rispose loro: in verità vi dico, non Mosè vi diede il pane del cielo, ma il Padre mio che vi dà il vero pane del cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà la vita al mondo. Gli dissero allora: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù dichiarò loro: io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame.
E chi crede in me non avrà più sete, ma io ve l'ho detto, voi mi vedete, ma non credete. Tutto ciò che il Padre mi darà verrà a me, e chi viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Or, la volontà di colui che mi ha mandato è questa, che io non perda niente di quanto egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno, poiché la volontà del Padre mio è che chiunque conosca il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo resusciterò nell'ultimo giorno. I giudei mormoravano di Lui, perché egli aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: non è costui Gesù, figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai non dice: sono disceso dal cielo? Come mai ora dice: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque pertanto ha udito il Padre e accoglie il suo insegnamento viene a me. Non già che qualcuno abbia visto il Padre, eccetto lui che viene da Dio, questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane di vita. I padri vostri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Sono io il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Discutevano perciò fra di loro i giudei, dicendo: come può darci a mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo resusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimarrà in me e io in lui, come il Padre vivente ha mangiato me ed io vivo per il Padre. Così chi mangia me vivrà anch'egli per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Cafarnao. E questo è il pezzo scritto da Giovanni. Ora chiedo a chiunque se le Paoline non scrivono questo, cioè nella Bibbia delle Paoline non c'è scritto questo. E allora commentiamo un po' sto pezzo e vediamo un po' cosa implicava, qual è il suo esoterismo e il suo esoterismo. In questo capitolo è irrilevante la prima parte del primo paragrafo, il cui senso è il tentativo di Giovanni di costruire meraviglia in chi legge per il fatto che le persone vanno a cercarlo per conoscere quanto ha da dire. Quanto ha da dire per Giovanni è la cosa veramente importante. Infatti Giovanni è il portavoce di quel Gesù, e quanto Gesù chiede che venga fatto a se stesso è quanto Giovanni chiede che venga creduto e fatto a se stesso. Quello che dice Gesù lo dice per se stesso, per Giovanni che ne è il portavoce e per la Chiesa cristiana che si appresta a mettere in atto strategie di sottomissione dell'umanità attraverso le quali distruggere il suo futuro nell'infinito dei mutamenti. La risposta di Gesù si riferisce alla moltiplicazione dei pani. Secondo Giovanni, costoro sono andati a cercare Gesù perché lui ha moltiplicato i pani. Negli altri Vangeli l'episodio della moltiplicazione dei pani serviva per dire ai suoi seguaci di non costruire il futuro, di non provvedere per il domani, tanto lui moltiplica i pani e i pesci. Questo sbocco morale non ha più senso. Molte persone hanno venduto i loro averi e hanno consegnato i loro soldi agli apostoli che dicevano che sta per venire la fine del mondo e il giudizio universale e che era doveroso rinunciare alle ricchezze perché tanto non avrebbero potuto portarsele oltre la morte. Questo insegnamento è fallito, al punto tale che i cristiani stanno abbandonando la dottrina per cercare altre cose. Giovanni deve dare uno sbocco diverso a questo episodio, perché le finalità devono essere rinnovate. In Giovanni non dice più: ma chi ve lo fa fare di costruire il futuro, tanto io moltiplico i pani e i pesci, ma dice: proprio perché io moltiplico i pani, voi venite da me. Quando Giovanni si prepara ad ingannare le persone, inventando panzane davanti alle quali vuole che gli esseri umani si mettano in ginocchio, ripete ossessivo che è la verità.
una verità incommentabile, una verità incriticabile, una verità da accettare e davanti alla quale prostrarsi. In verità, in verità, in verità, in verità. Voi non siete venuti da me per i miracoli, ma perché avete mangiato di quei pani e ve ne siete saziati. Le opere che avrebbero dovuto testimoniare il suo essere figlio del Dio padrone, padrone lui stesso, messi in secondo piano. Cosa emerge in primo piano? Emergono i pani. Che cosa sono i pani? Non sono più il pane che viene moltiplicato e dei resti si riempiono le ceste, ma sono i frammenti di insegnamento che Gesù ha distribuito. Certo, dice Giovanni, i miracoli si possono anche inventare, di loro non si trova traccia, ma delle perle dell'insegnamento questo sì attirava la gente. Io, dice Giovanni, queste perle vi distribuisco e voi dovete cercare queste perle perché con queste perle voi vi nutrite, vi saziate. Questo è il cibo che dura per la vita eterna. I pani sono gli insegnamenti di Gesù, figlio del Dio padrone e padrone lui stesso. Quanto gli impone è quanto deve essere cercato dagli esseri umani. Il cibo che dura per la vita eterna. Qui non stiamo parlando della vita oltre la morte del corpo fisico. Si sta parlando della vita fisica, quella promessa di immortalità attraverso la resurrezione che Giovanni deve spostare per impedire che gli esseri umani abbandonino le comunità cristiane per cercare cose diverse. Chi darà il pane che dura per la vita eterna? Lui, il figlio del Dio padrone, attraverso la descrizione di Giovanni e attraverso la gestione dell'orrore che per 2000 anni ha fatto la Chiesa cristiana e quella cattolica in particolare. Perché questo? Perché il Dio padrone ha delegato loro a rappresentarlo, incapace di rappresentare se stesso presso gli uomini, incapace di pascolare il proprio bestiame umano, ha dovuto trovare dei pastori violentatori affinché i miserabili del suo gregge soffrissero nel mangiare il pane che dura per la vita eterna. Lui, il figlio del Dio padrone, è padrone egli stesso, non solo perché è figlio del padrone, ma anche perché il padrone lo ha segnato col suo sigillo, lo ha marchiato per poterlo riconoscere mentre conduce il suo bestiame. Ed ecco il bestiame terrorizzato. Egli ha mangiato il pane regalato dal figlio del padrone e padrone lui stesso. Quel bestiame non ha arato il campo, non ha seminato il grano, non ha curato la crescita del grano, non ha mietuto, non ha sarchiato, non ha lavorato al forno per fare il pane. Quel bestiame umano non ha operato per modificare se stesso. Ha distrutto se stesso nell'attesa che qualcuno gli desse il pane. Ha atteso la propria... Sì? Sì. Scusate un attimo. Ha atteso la propria distruzione finché disperato non gli rimase altro da fare che tendere la mano, avendo trasformato se stesso in soggetto di carità. Ora ha bisogno di quel pane, ora disperato deve sottomettersi, ora deve attendere che una persona si avveri, che una promessa si avveri, una promessa che è fatta in verità, per la verità, con la verità, in verità. Quella stessa verità che vedrà quello stesso bestiame sacrificato sull'altare della vita, avendo rinunciato ad affrontare la vita stessa, incapace di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Che cosa dobbiamo fare per avere ancora di quel pane? Supplicano. Questa è l'opera del Dio padrone, la vostra sottomissione, la vostra distruzione, la vostra dipendenza e la sua opera. Dovete completare la vostra distruzione, dovete credere in me, sottomettervi a me, dovete prendere il bisogno di dipendenza che il pane che vi ho dato ha generato in voi ed estendere il bisogno di dipendenza all'intera umanità. Questo dovete fare, questo è il capolavoro del Dio padrone di cui sono figlio e padrone io stesso. Questo dice Gesù ai presenti, questo pretende Giovanni attraverso le sue descrizioni. C'è un attimo di ribellione nei presenti. Giovanni vuol far credere che non è facile il gioco della sottomissione. Questi miserabili prima erano venuti per il cibo e non contenti di credere in lui per il cibo, ora chiedono quali opere faccia Gesù affinché loro debbano credere in lui, debbano credere che lui è il padrone, figlio del Dio padrone. Però è solo un attimo. Si ricordano del proprio condizionamento educazionale. I loro padri hanno mangiato la manna nel deserto, piovuta dal cielo. Perché questo, che dice di essere il figlio del Dio padrone, padrone lui stesso, non potrebbe fare altrettanto? Ed ecco Giovanni che istruisce le chiese cristiane sul come far fessi chi non si può difendere.
spostare il discorso ad un'altra cosa. Non fermatevi dove i vostri schiavi vi possono chiedere conto del loro stato di dipendenza e di schiavitù. Dite loro che non devono guardare alle catene che hanno ai loro polsi per essere sottomessi a voi. Dite loro che saranno beati perché attraverso la sottomissione essi mangiano il vero pane del cielo. Diteglielo, ripetendolo ossessivamente, che è la verità, ma proprio la verità. Nient'altro è vero al di fuori di questo. Dite loro che la sottomissione è quanto piace al Dio padrone e che solo sottomettendosi alla Chiesa cristiana si sottomettono al Dio padrone. Solo sottomettendosi a Giovanni si sottomettono al figlio del Dio padrone, padrone anch'esso. Così, dice Giovanni, loro supplicheranno ancora sottomissione, perché riterranno che maggiore la sottomissione e maggiori siano le possibilità di eternità. E mentre loro supplicheranno maggiore sottomissione, doneranno la loro vita, sprecheranno la loro esistenza, in compenso faranno la gloria del padre padrone, il suo figlio padrone, egli stesso, di Giovanni che ne racconta le gesta di sottomissione e della Chiesa cristiana cattolica che quella sottomissione la espanderà attraverso i secoli attraverso l'uso sistematico del pane che dà la vita, i ferri roventi delle torture, il traffico di schiavi, la distruzione dei popoli e delle culture. Gesù dice in pratica, voi non imparerete mai a coltivare il vostro campo, voi non imparerete mai a sviluppare il Dio che cresce dentro di voi, sarete solo dei disperati e sarete costretti a credere in me, perché per voi non c'è altra possibilità alla vostra disperazione. Io sfamerò e disseterò la vostra disperazione, la sfamerò e la disseterò di illusioni, a queste illusioni voi darete corpo, fiato e forma. Nel far questo distruggerete definitivamente le vostre possibilità di eternità. Giovanni è consapevole che solo i disperati possono accettare le illusioni. Voi mi vedete, ma non credete, si lamenta Gesù. Ed eccolo pronto a minacciare, anche se voi non mi credete, non pensate di scappare. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Dunque, anche se voi non volete sottomettervi a me, perché desiderate percorrere una via virtuosa che costruisca il Dio che cresce dentro di voi, non potete fare a meno di ubbidire agli ordini del Dio padrone mio padre. Anche se voi non avete voluto venire a me, ma vi ha costretto, vi ha costretto il potere del Dio padrone. Io non vi caccerò via, perché vi ho mentito. Io non ho possibilità di giudizio. Ricordate, io giudico, io non sono in grado di giudicare e gli ordini del Dio padrone mio padre sono quelli che io giudichi affinché voi mi onoriate, ma sono quelli, non so, scusate, io non sono in grado di giudicare e gli ordini del Dio padrone mio padre non sono quelli che io giudichi affinché voi mi onoriate, ma sono quelli che io non perda niente di quanto egli mi ha dato, ma che lo restituisca nell'ultimo giorno. Chiunque conosce il Figlio e crede in Lui, significa che chiunque si sottomette al Figlio del Dio padrone, padrone Lui stesso, avrà la vita eterna. Chiunque distrugge se stesso sottomettendosi, avrà la ricompensa per la sua sottomissione, sarà resuscitato. Questo è quanto Giovanni indica come operazione politica, costruire sottomissione. Quando Giovanni scrive, può solo minacciare chi non si sottomette, ed egli che descrive i dettami del figlio del Dio padrone. Ma la Chiesa cattolica non si limita ad inveire e a terrorizzare attraverso la parola. La Chiesa cattolica userà la tortura e la distruzione delle condizioni di vita degli individui, unico mezzo affinché costoro supplichino di essere nutriti con il pane della vita che toglie la capacità dell'essere umano di costruire se stesso. Anche nel secondo paragrafo deve essere spostata l'attenzione dagli elementi in cui Giovanni vorrebbe inchiodarla. Giovanni centra la critica dei giudei sul fatto che il suo Gesù afferma di essere disceso dal cielo. In realtà l'attenzione va centrata sull'affermazione di essere pane. Il controllo sugli esseri umani non lo centra sull'affermazione di essere disceso dal cielo, ma sul fatto di essere il necessario che gli esseri umani devono mangiare per costruire la loro eternità. Non è molto importante stabilire da dove viene, ma è fondamentale in questo caso stabilire l'intento della sua azione e il fine che si propone. In tutta la guerra che Giovanni descrive fra il suo Gesù e i giudei, l'oggetto del contendere non sono i giudei, ma gli astanti
che ascoltano da altre parti, da altre città, in altre popolazioni. È Giovanni che parla dell'omaggio dei gentili. È Giovanni che dice che in fondo molti capi lo seguivano anche se in segreto. È Giovanni che parla di una morte dignitosa, a differenza della disperazione espressa in altri Vangeli. L'operazione di Giovanni è quella di infangare i giudei, concentrando l'attenzione contro di loro e nello stesso tempo, attraverso questo, nascondere il senso dell'operazione dottrinale, che è la costruzione della sottomissione a quel pane senza il quale non si può placare la sete della disperazione. Dal momento che quel pane può placare la sete della disperazione, mentre diventa indifferente per chi costruisce se stesso, appare evidente che il primo dovere del cristiano è costruire la disperazione attraverso l'educazione all'impotenza da parte di chi è in grado di difendersi, di affrontare la vita. Il matto descritto da Giovanni afferma di essere disceso dal cielo. Tanti matti si sono spacciati per profeti mandati da una qualche missione divina. È da chiedersi, a quale scopo? Allo scopo di rendervi dipendenti da me. Lo scopo è la distruzione degli individui attraverso l'impedimento di costruirsi la vita. Lasciamo perdere la contrapposizione nella quale Giovanni vorrebbe inchiodarci e andiamo al senso reale del discorso, che è il tentativo di costruzione della dipendenza nell'essere umano. Sì, sono qui. Eccolo qua. Che è il tentativo di costruzione della dipendenza dell'essere umano, un tentativo che si completa nel saranno tutti istruiti da Dio, il Dio padrone, padrone della conoscenza e del sapere, che istruisce chi vuole per i suoi fini. Quali sono questi fini? La distruzione degli esseri umani, la loro trasformazione in bestiame d'allevamento che viene condotto da chi ha istruito il macellaio, chi ha istruito al macello della vita. La personale guerra condotta da Giovanni contro i giudei trova facile esca anche nel loro tempo, data la diversità di usi e cultura rispetto alla generalità degli altri popoli. Per esempio, Adriano ne fece massacro dei giudei, proprio per la diversità culturale che avevano. I giudei come deicidi, la loro condanna per i secoli a venire, mentre le loro attività culturali perverse, gli individui quale proprietà del Dio padrone, con quanto culturalmente e socialmente ne consegue, vengono imposte militarmente a tutte le strutture sociali. Una condanna che sarà la maledizione di stragi, torture e distruzioni di tutti i popoli del pianeta. Noi dobbiamo spostare l'attenzione perché le perversioni personali appartengono a Giovanni. Ma l'operazione di sottomissione è quanto Giovanni prima propone e poi impone all'intero sistema sociale umano. Il secondo paragrafo conclude con l'esaltazione della sottomissione. Chi si sottomette a lui non è il disperato incapace di affrontare la vita che cerca una fonte alla quale alleviare la sofferenza della sua disperazione, ma è quello che ha udito il Padre, e che accoglie il suo insegnamento. L'insegnamento del Padre è proprio la disperazione. È proprio l'incapacità soggettiva degli esseri umani ad affrontare la vita attendendo una manna che risolva loro i problemi della vita. Ogni volta che gli esseri umani attendono una manna che risolva loro i problemi della vita, uccidono una parte del Dio che cresce dentro di loro. Ogni volta che confidano nel Dio padrone, sacrificano una parte di se stessi di cui si nutre il Dio padrone. Allora è chiara che cos'è la gloria del Dio padrone? È la sua attività di cannibalismo e di distruzione degli esseri umani. Cosa promette in cambio della distruzione soggettiva per la gloria del figlio del Dio padrone e padrone lui stesso? Promette la vita eterna. La vita eterna in contrapposizione alla morte. Accettare la sottomissione in lui significa accettare la propria distruzione rinunciando a costruire se stessi. Nel far questo si costruisce la propria disperazione che viene alleviata nel dolore lungo il cammino della propria distruzione, dall'attesa dell'attuazione di una promessa di eternità. Quando questa si doveva verificare? Ai tempi di Gesù. Dunque ha mentito. Allora Giovanni rinnova.
Questo è il tempo. Ha mentito. Allora la Chiesa cristiana rinnova secolo dopo secolo usando il genocidio e la tortura per diffondere la disperazione. Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Il terzo e il quarto paragrafo di questo capitolo rappresentano una delle cose che maggiormente i cristiani hanno voluto occultare delle loro origini, la costruzione fisica della sottomissione. La sottomissione non si costruisce semplicemente chiedendo a qualcuno di sottomettersi, ma si costruisce agendo sui bisogni soggettivi degli individui. Gli uomini sono spirito quando i loro bisogni di essere della natura sono soddisfatti. Sono spirito sottomesso quando la soddisfazione dei bisogni è l'arma di ricatto per ottenere la sottomissione nelle mani di qualcuno. Parliamo della società umana di quei tempi. Parliamo delle regole ebraiche che tanto vituperate dai romani, affermava degli ebrei Tacito. E poiché si riuniscono ostinatamente fra di loro e si aiutano vicendevolmente imbevuti da un odio mortale verso tutti gli altri popoli, questo popolo, benché abbia una natura molto sensuale, si astiene tuttavia dall'avere rapporti con una donna straniera, ma tra di loro tutto è lecito. E ancora, essi hanno introdotto la circoncisione come segno di riconoscimento. I loro proseliti, coloro che si convertono a questa religione, si sottopongono alla stessa pratica e per prima cosa imparano a disprezzare gli dèi, a rinnegare la loro patria e a non tenere in nessun conto genitori, figli e fratelli. Tuttavia, si preoccupano di moltiplicare il numero dei loro discendenti e considerano una colpa uccidere qualcuno dei figli nati dopo il primogenito. Ricordiamoci questa frase. Infatti, perché noi siamo d'accordo con l'aborto? Anche se l'aborto è sempre un trauma. Da qui, disse sempre Tacito, nasce il desiderio di avere figli e la morte non è tenuta in alcun conto. Gli egiziani venerano molti animali e ne hanno fatto molte immagini. Gli ebrei rivolgono i loro pensieri ad un unico essere divino, ma solo col pensiero. In una situazione strutturata in tale modo, per cui l'essere umano femminile è solo una fattrice di figli senza nessun diritto, nemmeno quello di uccidere il neonato, è ovvio che si verifichino nel sistema sociale tutta una serie di spinte sesso-emotive per compensare l'orrore della nascita di un figlio all'anno per ogni donna. In ogni sistema sociale di quel tempo esistevano delle pratiche per far sì che le nascite fossero proporzionate alle capacità del sistema sociale di provvedere loro. Le persone che nascevano erano importanti se erano una ricchezza del sistema sociale, non se il loro carico volgeva a distruggere il sistema sociale stesso. In un sistema sociale come quello imposto dai cristiani, la mortalità infantile e la mortalità da parto era infinitamente maggiore di un sistema sociale dell'antica Roma, dove la ginecologia era molto sviluppata. La stessa cosa non si può dire all'interno di un sistema sociale ebraico. I metodi correnti erano la soppressione dei neonati, gli aborti, l'esposizione dei neonati, mentre i ricchi usavano le schiave per non caricare di parti eccessivi le mogli. Le pratiche, questo nelle società pagane, non in quelle ebraiche, la stessa cosa, non si può diventare un sistema sociale ebraico. I metodi correnti erano la soppressione dei neonati, gli aborti, l'esposizione dei neonati, mentre i ricchi usavano le schiave per non caricare di parti eccessivi le mogli, questo per le società pagane. Le pratiche sessuali alternative erano comuni, in quanto permettevano di non lasciare strascichi. Solo che la pratica sessuale alternativa era invisa al sistema sociale e in particolare quello ebraico. Il sesso serviva per fare figli ed aumentare il bestiame a disposizione del dio padrone. Sodoma e Gomorra insegnano. Loro non volevano fare figli per il dio padrone e sono stati annientati. C'era un'altra possibilità per non avere figli e nello stesso tempo sfogare gli istinti sessuali e i cristiani si riunirono proprio per questa. Quali cristiani? Forse non tutti. Probabilmente questa pratica era invisa da qualcuno, ma questa era l'agape. Che cos'è l'agape? Ufficialmente è una cena offerta agli orfani e alle vedove presieduta dal vescovo della città. È un uso ebraico trasportato nel primo cristianesimo attraverso il quale si somministrava il pane vivo disceso dal cielo.
si svolgeva nelle case private durante i primi secoli fino a Costantino. Poi la pratica dell'Eucaristia si scisse dalla pratica dell'agape. Poi il rito divenne ufficiale. Il rito non poteva più essere segreto e nascosto, o almeno la parte ufficiale doveva essere presentabile. Delle pratiche sessuali alternative ai dettami culturali ufficiali non ci sono dubbi. Un'intera Bibbia urla contro quelle che vengono chiamate pratiche omosessuali o di dispersione del seme maschile. Cosa succede quando il seme maschile è il pane vivo disceso dal cielo? Allora diventa una pratica sacra. Allora il maestro e l'officiante non stanno praticando il dettame divino. Stanno praticando il dettame divino, e attraverso il dettame divino costruiscono sottomissione. Sono solo apostoli, uomini, quelli che seguono il pane vivo disceso dal cielo. La traduzione non dice se una persona mangia di questo pane, ma dice se uno mangia questo pane vivrà in eterno. Giovanni deve tenere uniti i cristiani che se ne stanno andando cercando altre cose. Il sistema sociale in cui vive gli vieta di uccidere i figli, li costringe a tenersi e a mantenere tutti i figli nati. Quale pratica sessuale alternativa alle imposizioni partorirà quel sistema sociale? La spermatofagia elevata a pane vivo disceso dal cielo, dove chi partecipa alla comunione vivrà in eterno, e il pane che in quelle pratiche divine verrà dato è la mia carne per la vita del mondo. Cosa abbiamo in questo passo? C'è il vero sistema attraverso il quale si è costruita la prima comunità cristiana. Troppi feroci erano i costumi ebraici imposti. Era necessario cercare delle scappatoie per continuare a vivere, e la scappatoia fu la riunione nell'agape, l'ultima cena. Che questa pratica fosse frequente nelle agape cristiane, più frequente in antico, mentre a mano che il cristianesimo diventava la religione ufficiale veniva abbandonata, viene testimoniata anche da un vescovo, tale Epifanio, nel suo Panarion. Nei primi secoli del cristianesimo, parlando di cristiani, i suoi avversari, i fibioniti, dice dei fibioniti, degli altri, siete voi cattivi, ricordatelo sempre, venivano serviti pasti, e i fibioniti erano cristiani, serviti pasti sontuosi con carne e vino, anche se essi sono poveri. Quando mangiano insieme in tal modo e ricolmano, per così dire, le loro vene, volgono il sovrappiù di energia in eccitamento. L'uomo, lasciando sua moglie, dice alla sua stessa moglie: alzati e fai l'amore con il fratello. Celebra l'agape con il fratello. Quindi i sciagurati si accoppiano fra loro, e in verità sono pieni di vergogna nel dire le cose vergognose che fanno. Dopo essersi abbandonati alla fornicazione, innalzano al cielo le loro bestemmie. L'uomo e la donna prendono nelle loro mani il liquido eiaculato dall'uomo, si alzano in piedi e, rivolti al cielo, le mani insozzate dall'impurità, dicono: ti offriamo questo dono, il corpo di Cristo. Mangiano quindi la loro stessa ignominia, dicendo: questo è il corpo di Cristo e questa è la Pasqua per cui i nostri corpi soffrono e sono costretti a confessare la sofferenza di Cristo. Lo stesso avviene con la donna. Quando accade che essa abbia il flusso di sangue, raccolgono il sangue mestruale della sua impurità e lo mangiano insieme, dicendo: questo è il sangue di Cristo. È mia impressione che quando il vescovo Epifanio di Salamina scrive questo, quando l'agape cominciava ad essere in disuso, il vero scandalo che manifestava non era tanto la pratica della spermatofagia, ma piuttosto per la partecipazione delle donne e delle pratiche in onore del pane, alle pratiche in onore del pane vivo disceso dal cielo. Infatti il pane vivo disceso dal cielo si circondava esclusivamente di uomini, salvo la partecipazione di qualche figura di contorno, sulle quali la propaganda cristiana nel corso dei secoli vi ha ricamato sopra una tonnellata di leggende per occultarne le pratiche. La pratica spermatofagica altro non era che una soluzione attraverso la quale soddisfare bisogni sessuali senza avere figli. E la sua elevazione a pratica divina consentiva di imporre il segreto ai partecipanti. Tutto l'occultismo cristiano si riduce a questo. Questo permetteva di imporre sottomissioni non solo per il tipo di pratica, ma anche per il mantenimento del segreto nella pratica stessa, che comunque deviava dai costumi imposti dal sistema sociale ebraico. Il quarto paragrafo serve per allontanare l'attenzione del lettore non iniziato a quelle pratiche.
I giudei si chiedevano: come può darci da mangiare la sua carne e bere il suo sangue? In questo stupore c'è quasi un compiacimento da parte di Giovanni, perché i suoi nemici ignorano la sostanza espressiva. Se l'avessero scoperta, l'avrebbero perseguitata, come hanno perseguitato la sodomia e l'onanismo. Questo compiacimento viene espresso dal Gesù, con la sua ossessione che nasconde l'inganno. In verità, quando la pratica viene abbandonata, quando la sottomissione viene imposta non più attraverso la manipolazione dei bisogni fisici degli individui, ma attraverso strutture di controllo sociale. Una struttura di controllo sociale è la distribuzione degli averi e di ricchezze in sovrappiù, delle quali i poveri ne hanno necessità. Pur di avere il necessario, i poveri accettano la sottomissione. Prima che venga a costruirsi questa forma di controllo, il gruppo dei cristiani tenta di compattarsi attraverso la pratica dell'agape e la soddisfazione di bisogni sessuali che il sistema sociale in cui vivono nega loro. La centralità dell'insegnamento di Giovanni non è tanto la pratica spermatofagica, ma la necessità di trovare un sistema di compattazione interna ai cristiani attraverso il quale far fronte alle defezioni nei confronti degli gnostici e nello stesso tempo coltivare la sottomissione al gruppo e al suo presunto maestro. La sottomissione è la chiave di tutto, non il mezzo attraverso il quale i cristiani la ottengono. È la sottomissione che viene premiata con la vita eterna, non la partecipazione alla pratica spermatofagica, la quale comunque attraverso l'agape diventa l'elemento di compattazione fra i primi cristiani e in special modo per quelli che fanno riferimento a questo Vangelo. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiano i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La sottomissione viene costruita attraverso delle tecniche che si modificano nel tempo a seconda dei mezzi che sono messi a disposizione. I mezzi determinano la qualità della sottomissione. I mezzi si possono variare a seconda dell'utilità economica che la variazione comporta al solo fine di aumentare e sviluppare la sottomissione. Questo pezzo di Giovanni è chiarificatore su quali furono gli inizi e le tecniche della sottomissione. La necessità di usare un linguaggio appropriato è manifestata dallo stesso Giovanni. Egli dice che gli esseri umani che lo ascoltavano, Gesù non poteva parlare più chiaramente di così, stava predicando la sinagoga di Cafarnao. Se avesse usato un linguaggio più esplicito, lo avrebbero ammazzato subito. Tutto questo crea qualche problema a Giovanni. Che tutto questo crea qualche problema a Giovanni è testimoniato nel capitolo seguente, di cui non diamo lettura. Viste le pratiche di Giovanni, sono in molti ad andarsene. Dice Giovanni: questo linguaggio è duro, chi lo può ammettere? Non del linguaggio si tratta, ma delle pratiche. Sono le pratiche del mangiare il pane disceso dal cielo che portano ad allontanare, ad abbandonare le pratiche cristiane, assieme al fallimento della fine del mondo, del giudizio universale e della venuta di un pazzo in mezzo alle nuvole. Questo è il commento ad un passo del Vangelo di Giovanni. E tutto questo è stato largamente documentato. Perché è stato largamente documentato? Nel senso che questo pezzo non avrebbe nessun senso se non era un pezzo usato proprio nell'assoggettamento delle persone, nel costruire il primo gruppo di cristiani. Tant'è che la pratica dell'agape è andata perduta, cioè è stata abbandonata per lasciare il posto all'Eucaristia. Perché? Perché era necessario far diventare il rito pubblico e nessun popolo pagano avrebbe mai accettato dei riti pubblici spermatofagici. Per cui, per consentire al cristianesimo di diventare una religione ufficiale, doveva abbandonare le sue pratiche iniziali e prendere delle altre. Pronto? La dimostrazione? Oh, Madonna, ancora, sta ancora ricominciando. Questo è l'inizio del cristianesimo. Sì? Questo è l'inizio del cristianesimo. A proposito, qua siamo arrivati alle solite. Il solito discorso all'infinito di Luigi da Treviso, o comunque si chiami, che sta cominciando a bloccare i telefoni. Pronto? Sta continuando a bloccare i telefoni. Qua siamo ripresi ancora un'altra volta. Il problema del cristianesimo è tutto qua. Per cui, se non riuscite a prendere la linea, abbiate pazienza. C'è qualcuno che sta bloccando le linee telefoniche. Abbiate pazienza se non riesco a tirare su le linee. Questo è l'inizio del cristianesimo. Chiaramente dopo la pratica viene abbandonata. Quando il cristianesimo diventa un rito pubblico,
la pratica viene, sì? La pratica viene abbandonata in favore dell'Eucaristia. Cos'è l'Eucaristia? Non è altro che la forma più esteriore e minore di quello che è, di quello che è il rito da cui nasce il cristianesimo, che è questo. Ed è questo, e non ha importanza, cioè non ha importanza se hanno bruciato, sì? Ancora. E non è importante che loro abbiano distrutto tutti i documenti, che non ci siano documenti per documentare questo. Il solo effetto che c'è stato per 1600-1700 anni di tutto il processo di sottomissione degli esseri umani sta a dimostrare questo. Pronto? Sta a dimostrare questo. È la sottomissione che dimostra questo, non altre cose. E il fatto che ci sia una testimonianza sull'uso di queste pratiche da parte del vescovo, da parte di un vescovo, da parte di alcuni cristiani, anche se li chiama diversi da lui, significa che queste pratiche erano comuni. Perché erano comuni queste pratiche? Guardate, dove pensare cosa significava vivere allora. Cioè, vivere allora significava fare un figlio ogni volta. C'erano, non so, forse 50 probabilità su 100 che la moglie moriva di parto. E questo succedeva più in Oriente che non a Roma, che non in Grecia, che non nelle province occidentali, che non in Egitto, dove il paganesimo aveva sviluppato una medicina. Per cui chiaramente bisognava trovare delle pratiche sessuali che fossero alternative. E gli abortivi a Roma erano studiatissimi, cioè c'erano dei veleni abortivi che erano molto potenti, danneggiavano anche molte persone. Sì? Danneggiavano moltissimo le persone. Chiaramente in una società come quella ebraica, dove non era possibile abortire il figlio, dove non era possibile aver pratiche omosessuali, dove c'era la morte, dove c'erano proprio l'intervento del sistema sociale, chiaramente si cercavano comunque delle scappatoie per rimediare a questo. Pronto? E le scappatoie che potevano portare a questo e rimediare a questo, sì? E le pratiche sessuali per rimediare a questo sono numerate, cioè non è che ne abbiamo 500.000, sono solo queste e sono numerate e basta. Qui io ho sempre i telefoni bloccati, per cui abbiate pazienza, sì? E questo disgraziato, questo delinquente, ci sta bloccando tutte quante le linee. È chiaro che a lui gli scoccia la faccenda. Perché gli scoccia? Perché ogni volta che si dimostra che questo povero pazzo non è stato altro che un delinquente, il cui unico scopo era quello di mettere in ginocchio bambini, costringerli a pregare a un esistente di Dio, è ovvio che questo qua va fuori di testa, ma è un suo problema. Comunque ci penserà la Polizia di Stato dopo per lui. Al di là di questo, andiamo ancora avanti con questo discorso. Sì? Ancora. Tutto il cristianesimo nasce da qua. Il cristianesimo non è altro che un'espressione della pulsione di morte. Ed esistono in giro vari modi attraverso i quali la pulsione di morte si esprime, attraverso i quali la pulsione di morte tenta di distruggere gli esseri umani. Ci sono vari esperimenti, ma il cristianesimo è la peggiore di tutte. Perché Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Meccanico perché la mia specialità sono i meccanismi, cioè riuscire a comprendere questo meccanismo è arte del mio percorso di stregoneria, prima di tutto. Io non ho bisogno di prove documentali, di avere le fotografie che Giovanni faceva ste robe, perché la mia specialità, il mio modo di essere apprendista stregone è quello di essere un meccanico. Sì? Secondo, sono un guardiano dell'anticristo. Cos'è il guardiano dell'anticristo? Il guardiano dell'anticristo è quella persona, chiunque essa sia, che trasferisce il respiro di libertà del mondo che ci circonda all'interno della propria specie. Poi ormai c'è? E questo è il compito del guardiano dell'anticristo, quello di trasferire la libertà del mondo che ci circonda all'interno degli esseri umani. Perché il mondo che ci circonda ha necessità che gli esseri umani imparino a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, imparino ad affrontare le contraddizioni, siano consapevoli di essere degli dèi che costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti.
Questo è un guardiano d'anticristo. Tutte quelle persone che voi troverete in giro, che stanno tentando di costruire libertà, senza per questo vendere qualcosa, senza per questo approfittarsi, senza per questo cercare di afferrare o di impadronirsi, questi sono tutti guardiani dell'anticristo. Cioè sono persone la cui sensibilità si spalanca al mondo che li circonda. Cioè? Si spalanca al mondo che li circonda e tenta di trasferirsi fra gli esseri umani. Per cui sono tutti guardiani dell'anticristo. E sono un apprendista stregone perché tutte le azioni che io faccio hanno lo scopo di sfidare la vita, cioè di costruire nella vita, usare la mia azione, le mie determinazioni, le mie capacità per andare a costruire il mio corpo luminoso, cioè il mio essere Dio in mezzo a dei. E Dio ho necessità che gli esseri umani si prendano la responsabilità nelle proprie mani, la responsabilità della propria vita, perché questo è l'unico modo perché io mi possa espandere. Questo è un apprendista stregone. Uno stregone è un'altra cosa ancora. Sì? Sì? Siete imbriaco. Pronto? Questo è un altro personaggio di quel tipo. Qual è il suo scopo? Il suo scopo è quello di sottomettere esseri umani, distruggere il loro divenire, distruggere la loro possibilità di costruire loro stessi. Questo è il suo scopo. Cosa succede? Succede che quando gli sveli i meccanismi attraverso i quali loro costruiscono la sottomissione, allora diventano idrofobi. Sì? Allora qua. Sì? Queste lingue, a proposito... Siamo in due? Sì, beh, non lascia perdere, ho l'imbecille che mi blocca il telefono, ah. Il solito. Vedi una cosa, no? Tu un giorno con Franco parlavi di una generazione, no? Che sì? Ha un ciclo di 2208 anni. Una generazione di... Non mi ricordo allora, perché non avete approfondito. No, discorso, allora, no? Scusa un attimo, forse ho capito cosa tu accendi, però appartiene a una tradizione diversa dalla mia. Cioè, no, perché prima ho preso una mezz'oretta fa quando parlavi che questa generazione, che questo momento vedrà il paradiso, non so cosa parlavi di Giovanni. No. Sì, io stavo commentando un passo del Vangelo di Giovanni. Ecco, che diceva che questa generazione vedrà... Sì, sì, sì. Ecco, non c'è in questo ciclo di generazione, cioè che noi siamo in questo tempo no, di no, 2000 no. anni. Sto disgraziato che è il pazzo di Nazareth, lui minacciava le persone dicendo che quella generazione lo avrebbe visto venire giù dalle nuvole a destra del Padre con le stelle che cadono sulla terra. E andava in giro a sparare ste cazzate. Non ha niente di attinenza col discorso del ciclo, visto che l'uomo no. esiste da migliaia di anni, per cui è un ciclo evolutivo. No, no. Si ripete ogni tot, no. Per cui... Quella quel giorno l'anno... Quelle del Franco 2000. Non avete approfondito, sì. No? Mi è venuto in mente quando dicevi è il tempo... che magari cioè il grado evolutivo di questa generazione porta a questo cambiamento. No, sono due discorsi completamente separati l'uno dall'altro. Qui io in questo momento sto svelando quello che è l'orrore della sottomissione nei Vangeli ufficiali. Uh-huh. Questo è. Quello invece che parlava Franco erano dei passaggi, le sue teorie praticamente dei passaggi mentali, cioè di passaggi di modi di essere, modi di porsi all'interno degli individui. Capito. Che secondo lui hanno dei cicli millenari in cui questi passaggi, queste trasformazioni avvengono con le contraddizioni che comporta. Cosa sono i 2250? Questo dovresti chiederlo a Franco. Perché non... Anche tu eri a conoscenza. Sì. Le conosco anch'io, però siccome non appartengono alla mia tradizione, cioè al mio modo di esporre le cose, allora non le vivo con la stessa intensità che magari le vive lui. Cioè, ecco, per lui è importante, per me è una cosa non importante. D'accordo, quindi non c'è attinenza tra le due cose. No, assolutamente. Niente, dopo mi è venuto da sorridere perché proprio oggi parlavo con mia suocera del discorso che ogni rapporto doveva essere corrisposto da una gravidanza praticamente, no? E che adesso parlavi, no, di questo discorso qui. Allora lei abitava in campagna e non le davano la soluzione se non prometteva che praticamente ogni rapporto suo marito doveva andare dritto. Esatto.
Ecco, invece le sue amiche che avevano la possibilità di spostarsi venivano a Bassano perché dicevano che erano di manica larga. Sì. Io in realtà dice, non è che siano di manica larga, probabilmente riuscivano a essere più avanti a livello di concezione, ho detto là in campagna, ne approfittavano della vostra ignoranza e vi... Esatto. E vi tenevano sotto sotto. E allora così tra me e me ho detto per forza, ho detto le donne avevano quasi sempre mal di testa, perché se ogni volta che dovevano andare con loro marito doveva corrispondere una gravidanza. Sì, 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 ma veniva imposto, ma io mi ricordo aver sentito addirittura che venivano in casa e controllavano che quei bastoni, sì, che l'uomo e la donna non fossero assieme. Cioè, le cose veramente spaventose, cioè c'erano le ronde che no, passavano. A parte che io penso che queste povere donne di un tempo, no, oltre ad avere questo assillo della gravidanza, avevano dei rapporti abbastanza, insomma... Schifosi. Schifosi. Diciamocelo chiaramente. Quasi diceva femmina a volte, perché te lo paro. Sì, 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 no, quindi... no, è così, è. Ecco, così, mi dispiace, sì, moltissimo, sì, per quelle donne che hanno vissuto in quelle condizioni, ecco. Eppure hanno dato un grosso contributo per venire fuori dall'orrore. Certo, certo. Va tutto l'onore possibile e immaginabile. No, ma in effetti penso sia stata una cosa molto, molto dura da sopportare. Sì. Saluto. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie infinite. Ciao. Sì? Mamma mia. Allora, qua ricordatevi che tutti i telefoni sono bloccati. Siccome è arrivato qualcuno che sta aspettando qualcun altro, io andrò avanti ancora un paio di minuti. Va bene? Sì? Mamma mia. Allora, ragazzi, qua sappiate che ho i telefoni completamente bloccati. E non c'è nessuna possibilità, se a meno che qualcuno non vuole telefonare o non vuole beccare, giusto? Sì? Ancora? Per cui, pronto? Sì? Ciao! Sento che gli stupidi continuano a insistere nel bloccare le linee. Sì. D'altronde non hanno nessuna possibilità di dire qualcosa, di pensare qualcosa, visto che sono acefali. Sono capace di impedire agli altri di parlare. È l'unica cosa che hanno da fare, non sì, possono fare altro. Non riescono a formulare neanche a spezzicare una parola, oltre che l'insulto, oltre che la stupidità, oltre che alla miseria del loro linguaggio, che corrisponde alla miseria del loro spirito, sono solo capaci di insultare, e quando non sono capace neanche di insultare, so di impedire che qualcun altro possa dire delle cose intelligenti. Sì, purtroppo siamo a questi livelli. Cioè, quando si parla di squallore, di orrore cristiano, questa è la dimostrazione concreta pratica, che l'orrore di 2000 anni fa si sta ripetendo anche adesso. E questi sono pronti per i roghi. Esatto, sì, ma infatti adesso fanno questo. La prossima volta che appunto hanno la forza, invece che contestare, in prima di parlare, distruggeranno i corpi. Sì. Queste sono le loro prospettive, quello che offrono, questa è la loro dimostrazione, quello che possono offrire alla gente. Esatto. Cioè, nel senso che la gente potrebbe telefonare tranquillamente e dire qualcosa, affermare qualcosa, può anche contestarti se avesse delle motivazioni, se ci fossero, e invece loro impediscono. Bloccano le linee. Loro si erigono a giudici, esterni, esatto, giudici. Come il loro Dio fa il giudizio universale e punisce le persone, loro si arrogano il giudizio e la possibilità di impedire agli altri di manifestare la loro parola. Esatto. Cosa potremmo fare di fronte a una simile stupidità umana, a una simile pietà, a una simile squallore? Renderla impotente se possiamo. Di conseguenza bisogna che gli ascoltatori imparino anche a comprendere che non devono produrre neanche una testa, neanche un pensiero a un Dio che porta a avere delle conseguenze e delle scimmie, peggiori delle scimmie, come suoi seguaci. È vero. Va bene, ti faccio gli auguri. Grazie. E speriamo che queste persone... schiatti nel loro regno. Nel loro regno, va bene. Va bene, ciao. Ciao. E io vi faccio osservare questo. Questi pezzi che sto facendo andranno tutti su internet, cioè gireranno il mondo. Tanto per se... Sì? Ciao, Beo. Ciao, come stai? Ma non so bene. Benissimo, mi voglio dare un salutino. Grazie. Ora chissà che fra me e Francesco sblocchiamo questi telefoni. Vabbè. Va. Speriamo di sì. Sì, troppo leggero, perché la carne, il corpo, il pane, tutte che robe l'hanno, il sangue, e le robe massa leggere. Vero. Ne vende per fin neanche in corso, neanche in beccaria. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì? Ma va quel paese. Va bene, dai, siamo qua al blocco dei telefoni, ragazzi. Comunque, Luigino e Francesco sono riusciti a entrare. Sì?
per cui vedete voi, è un terno all'otto chiaramente, vabbè, ma noi giochiamo anche a tesori, tanto uno più uno meno, sì, va bene, allora, andiamo avanti, sì? Eccolo qua. Molto bene, anche questo è entrato dentro. Quello che vi voglio dirvi, questa roba qua entrerà tutta in internet. E questa roba qua in internet. Pronto? Pronto? Io sono Marco. Ciao Marco. Ascolta, volevo chiederti una cosa. Negli oracoli caldaici è prevista una data, un periodo nel quale ci sarà questa liberazione nelle persone? No. Rispondi per radio, grazie. Sì, ciao. Ciao. Allora, non è prevista nessuna data e non è prevista nessuna liberazione delle persone. Le persone devono tirarsi su le maniche e affrontare la vita giorno dopo giorno. Devono imparare ad organizzarsi, devono imparare a vivere strategicamente, a praticare la sospensione del giudizio, a praticare la pratica dell'agguato, a praticare il sognare, essere scettici davanti alle cose, chiedersi il perché delle cose. Questo è. Sì? Per cui questo è negli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici descrivono delle necessità all'interno delle quali gli esseri umani si muovono, ma non dicono gli esseri umani verrà il giorno in cui sarete liberi. Non esiste nessuna promessa di liberazione, direi questo. Pronto? Non esiste nessuna promessa di liberazione di questo, nessuna rivelazione. Ti dicono soltanto... Pronto? Ciao! Ecco, posto una domanda. Sì. Dite adesso, posso darti del tempo? Certo. Adesso sono cavicciotta. Comunque, adesso ognuno deve tirarsi sulle maniche, deve arrangiarsi, sì, deve ragionare. Certo. E questo è quello che ho sempre fatto anche a me. E fin qua sono d'accordo. Però mi posto una domanda. Se uno nasce meno intelligente di un altro, è sempre da soccombere allora? In che senso? Dunque, quando che uno nasce, può nascere con un'intelligenza maggiore e sa difendersi di più nella vita. Può nascere un po' cretino, ignorante come me. Beh, ignorante vuol dire basta sapersi informarsi. Ma può nascere meno intelligente e questo può arrivare, non riuscirà mai a... Allora, ti rispondo per radio? Per la radio va. Ok, grazie, dopo vi richiami come un altro giorno, grazie. Allora, senti, io ti rispondo immediatamente, spero che non stiano per arrivare i ragazzi, comunque in poche parole ti dico questo. Il problema che tu poni è reale, nel senso che ogni persona nasce diversa l'una dall'altra, non più ignorante o meno ignorante, ma più predisposta o un po' meno predisposta per alcune cose ma non per altre. Cioè esiste sempre una ricchezza del soggetto. Cosa succede? Succede che nella società in cui viviamo noi la ricchezza del soggetto deve sbocciare, cioè deve venire fuori da quello che è le sue potenzialità. Per riuscire ad avere che le potenzialità del soggetto che nasce possano sbocciare, è necessario avere dei genitori, avere una struttura sociale che emerge, che si costruisce. Cioè, se io mia figlia mi vede sempre col libro in mano, mi vede sempre a fare ricerche, sente che parlo di alcune cose con entusiasmo, sarà stimolata per avere un libro in mano, per fare delle ricerche. Dopodiché saranno le sue predilezioni che prevarranno, non necessariamente andrà a fare le ricerche che faccio io, però saprà che avere un libro in mano è una cosa importante, imparare a usare un dizionario è una cosa importante, che le parole hanno dei significati e così via. Cioè, se il genitore si costruisce, cioè se il genitore continua a costruire se stesso o comunque ha degli interessi astratti, i figli possono più facilmente, non è detto che magari può darsi che qualcuno anche non lo faccia, però i figli hanno più possibilità di far sbocciare quelle che sono le loro potenzialità, il loro modo di essere. Chiaramente se il genitore dice a un figlio che fa una domanda, tasi semo, tre volte, chiaramente il figlio non fa più domande, ma quando il figlio non fa più domande è una parte del bambino che è morta. Cioè, capisci cosa voglio dire? Cioè, voglio dire questo,
Se è vero quello che dici tu, che noi in questo sistema sociale possiamo misurare delle persone più preparate o delle persone meno preparate, ma non è perché queste persone non hanno delle capacità, ma perché non hanno trovato nel sistema sociale in cui sono nate delle rispondenze per svilupparsi e per costruirsi. Cioè non c'è stata quella trasformazione, cioè non hanno incontrato quegli strumenti che potevano servire loro. Magari, per esempio, fa un esempio, fino a non molto tempo fa, Gesera la dicitura è il figlio del dottore e va meglio a scuola che non il figlio dell'operaio. Ma perché il figlio del dottore andava meglio a scuola che non il figlio dell'operaio? Perché è il figlio del dottore che aveva sentito argomenti diversi a casa, cioè parlava di robe magari un po' più interessanti, o magari che comprava i giornaletti, o magari che comprava da laser, cioè che comprava robe più interessanti che non il figlio dell'operaio che al massimo poteva andare a giocare in cortile. Per cui chiaramente c'era una predisposizione mentale diversa rispetto allo studio, per cui anche delle predisposizioni mentali diverse davanti alla vita. Però non è vero che una persona nasce stupida e nata nasce intelligente. Le persone nascono in maniera diversa, tant'è che gli studi sull'intelligenza hanno dimostrato che esistono molti tipi di intelligenza, per cui molti modi diversi di sentire e di percepire la vita. Mentre invece, una volta che c'era soltanto il quoziente di intelligenza, dove la gente si misurava il quoziente di intelligenza più o meno come si misurava la lunghezza del cazzo, cioè che c'era, mi sono più intelligente di te, guarda, ho 110 mi di intelligenza, mi no, mico 90, sì, mico 130, guarda, sono, cioè è una roba veramente folle, cioè siamo andati avanti 100 anni su questo modo di pensare le robe, insomma, che è abbastanza idiota. Invece adesso si accorge che esiste un'intelligenza emotiva, esiste intelligenza percettiva, esiste la sensibilità di ascoltare il mondo, esiste tante forme che un bambino può incontrare per sviluppare se stesso, tantissime forme esistono, però è importante che l'adulto impari a costruirsi, cioè l'adulto impari a sapere che la conoscenza è un'arma, che è una roba importante, che informarsi è importante, che affrontare la vita con i propri mezzi è importante, tutto questo. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, ringrazio i ragazzi che sono finalmente arrivati.